Questo programma è offerto da GoCarTV.com. Collegatevi, Parola di Oriano, uscito da Sboroni. Sono abbastanza compatti, l'andatura è quella corretta. Usciamo dalla seconda del pettine, andiamo verso la prima del pettine, eccoci così, due colonne devono presentarsi perfettamente allineate, le due colonne al cospetto del mossiere del terzo millennio, ci prepariamo al via, semaforo rosso, via, si gira Bray Kinnaly, just to have a look to Nikita Bedrin, Kinnaly leader, Bedrin second, third, looks like to be Ignatov, want to see at the knife, vogliamo vedere il coltello, c'è testa coda, testa coda, l'abbiamo visto il Ciringhito, non era nelle prime posizioni, Energy, Bedrin, Energy, Energy, this means Bedrin, Kinnaly and Ignatov, but could be also Zivnov, è il testa coda per il 404, Marcel Kush, the Polish, spin for Kush at the Ciringhito third, Energy, Bedrin, Kinnaly second and third, looks like to be Ignatov, number 416, and now Kinnaly crossing the line with Bedrin, yes, third is the Russian Ignatov, terzo russo Ignatov alle spalle di Kinnaly ora, Nikita Bedrin si conferma al comando, Bedrin leading the race, second Kinnaly, third Ignatov, quarto è Federico Albanese, quinto Alfio Spina con CLG, sixth Energy, Zivnov, Paolo Gallo, settimo 403, eighth the Czech Zeppel, nono Leonardo Bertini Colla, Marcel Kush is the last one on the track, 34th. 34esimo, ora torniamo a seguire i primi tre, se ne sono andati, anche se la Mini Rock non ci può far pensare che verranno loro tre da soli al traguardo, basta rallentarsi un poco e il gioco è fatto, Albanese e infatti la coppia Albanese-Spina è sicuramente una di quelle più pericolose da questo punto di vista, eccoci uscire dalla prima del pettine, Alfio Spina e Federico Albanese cercheranno di ricongiungere, di resettare al più presto il distacco che c'è dal terzetto di testa, poi da solo Alex Andrei Zivnov alone, Igor Zeppel, check seventh, Federico Rossi non transita sulla linea del traguardo, transita trentesimo alle spalle del brasiliano Morgatto, quindi precipita in classifica Federico Rossi, mentre l'autore del giro veloce è Alfio Spina con 56.945. Have a look to the Italian Alfio Spina in place number 5, Spina driving the CRG by Gamoto Racing is the author of the best lap of the race, 56.945. Intanto vediamo la coppia della Energy che cerca di tenere il passo del bianco zero blu Tony della Baby Race, vedremo se quanto a lungo riusciranno, quanto riusciranno ad aiutarsi e quanto invece perderanno da Bedrin. Intanto abbiamo visto che Alfio Spina è quarto perché ha superato Federico Albanese, esce infatti così dalla terza del pettine Alfio Spina, eccoci con Alfio Spina quarto, Albanese quinto, intanto cambia l'autore del giro veloce e infatti Federico, e infatti Filippo Croccolino, numero 483, Croccolino con suo CRC stampa un 56.426, at the knife, Bin Bray Kinnaly comes back to the leadership overcoming Nikita Bedrin, Bedrin second, Kinnaly leader, Alfio Spina fourth, Albanese fifth, Croccolino ninth, just behind Bertini Colla, Paolo Gallo è decimo, Luca Giardelli diciottesimo, c'è un fermento nella parte centrale del gruppo della Mini Rock. E intanto, oh là là, Bedrin attaccato all'interno del suo connazionale Ignatov, Ignatov, the compatriot of Bedrin, Russian as well, overcomes Bedrin, and now
Bray Kinnaly is leading the race alone without any opponent. Paolo Gallo ottavo, nono Filaferro e Bertini Colla che è passato quattordicesimo, anche Croccolino precipitato in sedicesima posizione, Ignazio Montenegro quindicesimo. Ricordiamo la rimonta che l'argentino ha già fatto segnare nel Super Heat e infatti ha già guadagnato 11 posizioni l'argentino di casa. Baby Race, usciamo dalla nuova S via verso il pettine, Kinnaly, Ignatov e Nikita Bedrin third, Spina è sempre quarto, aveva un distacco di un secondo e quattro dal leader, vediamo se sarà stato in grado di ridurlo in questo quinto passaggio, sembrerebbe anche che sia così. Intanto parlavamo di rimonte, oltre a quella di Ignazio Montenegro, anche Andrea Filaferro nella superita ha rimontato parecchio. Filaferro adesso è nono alle spalle di Paolo Gallo, mentre Cristian Bertucca è tredicesimo, Luca Giardelli sedicesimo, Paolo Ferrari non esce dalle posizioni che contano, infatti non transita proprio, transita ultimissimo staccato Paolo Ferrari in 34esima posizione. Peccato davvero perdere un protagonista così, ma torniamo sulle immagini là davanti con Bray Kinnaly, Nikita Bedrin, inside to Ignatov e Bedrin comes back to the second place. Federico Albanese intanto segna il miglior giro in 56 e 163, Albanese che ricordiamo è nella scia di Alfio Spina e questo potrebbe aiutare la coppia italiana a ricongiungersi con il terzetto anglo-russo. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Nini Virta, velocità, sicurezza, flessibilità, affidabilità, ma non solo, anche tanta attenzione alle vostre merci, con la garanzia di utilizzo del partner più adatto al vostro business nei paesi scandinavi e in tutto il mondo. Nini Virta, via camion, via mare, in aereo e un vasto parco mezzi adattabili a tutte le vostre esigenze. Operazioni doganali in sede, personale altamente qualificato. Nini Virta, dal 2007 i primi in Italia a gestire il magazzino con etichette in radiofrequenza per controllare costantemente le vostre merci. Come avere in pista radio box a bordo. Per vincere non basta essere veloci, ma bisogna essere precisi ed affidabili. E noi lo sappiamo. Nini Virta, vincenti insieme a voi. Lascia star Nico Bergamo sulle rive del bellissimo lago di Iseo, Tattoo Dreams, un originalissimo centro di tatuaggi, piercing e trucco permanente, ma non solo. All'interno dei 110 metri quadrati di Tattoo Dreams troverete anche abbigliamento fashion, gioielli e un selezionato lounge bar per poter offrire ai nostri clienti i migliori selezionati vini della Francia Corta, tre postazioni per i nostri artisti dei tattoo, dei piercing e del trucco permanente sapranno realizzare vere e proprie opere d'arte sul tuo corpo. Vi aspettiamo in via Suardo 18 a Sarnico, Bergamo, per creare una vera e propria opera d'arte sulla tua pelle. Tattoo Dreams, quando il sogno diventa realtà. Bedrin, eccolo là, Albanese ancora giro veloce la gara per Federico Albanese, 55-974, eccoli ormai il terzetto, sta diventando un quintetto, testa coda in pieno rettilineo, perde il retrotreno, Brando Badoer è andato in testa coda, abbiamo visto partire il retrotreno del Tony di Brando, vediamo se riparte Brando, no, rimane fermo fuori dal tracciato, peccato perdere un protagonista così, Brando sta scendendo da solo, dal suo tono. Intanto al pettine Alfio Spina è riuscito a ricongiungersi, a cominciare a disfare il lavoro di Kinnaly, Bedrin, Ignatov. Guardate Spina, dove passa, non c'è niente che lo possa fermare. Spina si presenta in terza posizione alla chiusura del settimo passaggio. Nikita Bedrin è da solo al comando, mentre qui vediamo un altro, è Paolo Ferrari. Vediamo Paolo Ferrari
definitivamente fermo in questa finale della Mini Rock. Nikita Bedryn ha un vantaggio di un secondo nei confronti di Bray Kinnerly. Questo vuol dire, quando siamo nel corso dell'ottavo passaggio, che potrebbe essere l'episodio che va nettamente a suo favore e gli consegna la vittoria. Lorenzo Ressico passa 32esimo, numero 422, ultimo in pista, perché Paolo Ferrari e Brando Badwer si sono ritirati. Enzo Trulli con il numero 478 e 23esimo alle spalle di Andrea Antonelli. Luca Giardelli col 424 e invece risalito in 11esima posizione, guadagnandone così 9 in totale. Ottavo passaggio, Igor Zepil, check is fifth, Spina secondo, l'hanno già visto, albanese terzo, anche lui ha superato Ignatov, Bray Kinnerly sixth, Kinnerly and Ignatov are lost in places. Vediamo infatti albanese in lotta proprio con Ignatov. Ignatov overcomes again the Italian Nikita Bedryn. Bedryn run is low, Nikita Bedryn run is low, Alfio Spina, Richard Bedryn, Bedryn turn back the head, that's incredible. Nikita Bedryn had 1 second of lead on Spina, now Nikita is a third, sta girando piano Nikita Bedryn, sembra l'anteriore destro non essere a posto, no, è semplicemente un gioco di riflessi. Nikita Bedryn ha rallentato inspiegabilmente, Alfio Spina lo ha raggiunto, lo ha superato, Spina al comando, Bedryn non ce la fa, lo stanno superando sia albanese che Ignatov, that's incredible. E Paolo Gallo passa decimo, una giornata che ha ancora tanto da stupire, that's incredible, a lot of unforeseeable event in this final, in this day of the 22nd edition Winter Cup. Now Nikita is getting back to run in good way, so this is strange, this is a mystery, this is strange, this behavior from Nikita. Nikita ora è secondo, abbiamo visto che ha rallentato sicuramente tanto l'ingresso del pettine. Ignatov va a superare albanese, eccolo questi bellissimi primi piani che ci danno l'azione della Mini Rock. Decimo passaggio, Spina è nettamente al comando, Bedryn ha ricominciato a giocare bene, abbiamo visto un giro fa attaccato sia all'esterno che all'interno sul rettilineo della South Garda Carte di Ronato, poi si è ripreso Nikita Bedryn ed ora però in seconda posizione Alfio Spina è davanti a lui, sarà molto difficile raggiungerlo, arduo almeno. Spina aveva 634 millesimi di vantaggio nei confronti di Nikita Bedryn, ecco che Bedryn cerca di raggiungerlo nuovamente, Spina al comando, Igor Zepil, the Czech is a third, Ignatov, the Russian is fourth, albanese è quinto, poi Zivnov sixth, Filaferro ottavo, Gallo decimo, Giardelli undicesimo, Bertini Nicola dodicesimo, Croccolino sedicesimo e Bertuca diciassettesimo. Bedryn ormai ha resettato il distacco da Alfio Spina e si prospetta un final lap very exciting, final lap. Alfio Spina 213 millesimi il distacco di tra Spina e Bedryn, going to the Chiringuito's turn and then we will have the knife, ci sarà il coltello dopo la curva del Chiringuito, si piega il Spina, va all'attacco all'interno di Kita Bedryn, Bedryn driving with the wheels in the opposite way, so very good, guida sbandata controllata, Bedryn che ha superato Spina, Spina ora cercherà sicuramente di nuovo l'attacco al pettine, siamo lì, Bedryn al comando, Spina all'interno del pettine, Alfio Spina all'interno di Bedryn, arriva lungo Spina, ma più lungo di lui Bedryn, ora chiude la traiettoria Spina, nella seconda del pettine, arriva in volata alla terza del pettine, Spina chiude la traiettoria, Bedryn sembra bussare, e la final sprint is for Spina, looks like Spina, sembra essere Spina ad aver vinto in volata il photo finish su Nikita Bedryn, third. Besco,
Leader da 40 anni nel settore della carpenteria meccanica, progetta e costruisce strutture per Oil e Gas, realizza parti di meccaniche destinate al settore del converting, produce e vende in tutto il mondo carrelli alza bobine e magazzini portarulli secondo le norme ISO 9001, ISO 3834, N1090. L'azienda nel tempo è cresciuta, diventando una moderna e strutturata realtà industriale grazie ai continui investimenti in attrezzature e macchinari. La società offre ai propri clienti prodotti e servizi con elevati standard qualitativi. www.besco.it. Il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno degli autodromi più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo di battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, vettura da corsa con 240 cavalli e un peso di 930 kg. Vuoi stupire? Regala le gift card personalizzate il tuo sogno in pista. Regalerai una giornata da pilota e assoluta adrenalina. Tutti i drivers verranno seguiti da istruttori professionisti e da un'assistenza tecnica in pista. Per informazioni www.iltuosognoinpista.it. E proprio oggi vi parleremo di una nuova serie indetta dalla GSK Grand Prix che in questo 2017 sta mettendo in atto un campionato per tutti gli amanti del karting in stile endurance davvero entusiasmante. Tra poco sentiremo il patron di casa GSK Grand Prix, Sergio Cane, che è in collegamento telefonico. Prima però è d'obbligo andare a salutare quella bellezza super di Giorgia Crivello. Da mille cavalli, giusto? Da mille cavalli oggi, buon anno. Buon anno anche a te Riccardino, buon anno chiaramente a tutti i nostri telespettatori. Dunque, nuovo anno, ma la coppia non cambia, ovviamente, mi sembra il minimo. Ovviamente. E so che abbiamo qualcuno in contatto telefonico, giusto? In questa prima puntata di GoKart TV parte col botto, cara Giorgia, perché oggi andremo alla scoperta di una serie veramente entusiasmante. A tal proposito, come già detto, abbiamo in collegamento telefonico Sergio Cane che ci darà tutti i dettagli di questa serie che veramente promette benissimo. Sentiamo se è in collegamento Sergio. Pronto, ciao a tutti. Ciao Sergio, come stai? Buon anno, buon 2017. Altrettanto a voi e a tutto lo staff. Ecco Sergio, hai voluto creare una serie veramente fantastica per questo 2017, unica nel suo genere per quanto riguarda il karting amatoriale, che però può abbracciare anche chi fa racing nella vita. Ce ne vuoi parlare meglio? Cosa ti sei inventato, caro Sergio? Ma sì, questa è un'idea che mi è venuta per cercare di rendere ancora più vicine alla realtà le gare endurance kart a quelle dell'endurance auto. Visto che io arrivo comunque prima dal go-kart fino al 2009 e a oggi sono nel mondo delle monoposto. In questo campionato qua il team manager dovrà gestire, oltre al solito cambio pilota, rifornimento benzina nei termini stabiliti, anche il cambio gomme, sì, a seconda della strategia di gara decisa, perché questo così è un aneddoto unico nel suo genere nelle gare endurance kart. Cosa vuol dire? Il cambio gomme è la novità assoluta, perché abbiamo studiato un nuovo mozzo monodato per kart che si avvicina alle monoposto per poter fare i cambi gomme come nelle gare vere di endurance di auto. Quindi le squadre dovranno avere a disposizione ogni evento comunque 3 set di gomme come da regolamento, di cui 2 set di slick, soft e super soft, e una di rain finalmente in queste gare endurance. Esatto. I set di gomme saranno comunque segnati sul bordo della gomma come la Formula 1, no? In modo da poter dare modo alle squadre avversarie di capire la strategia che in quel momento sta facendo la squadra. Ah, bellissimo. Insomma, per conto mio il team manager è un ruolo fondamentale per la migliore performance finale della squadra in questo campionato. Sergio, raccontaci bene a chi è rivolto questo campionato. Beh, il campionato è rivolto a un pubblico principalmente amatoriale, ma anche a un pubblico racing. Infatti lo slogan un po' del campionato è: si scrive endurance, ma si legge racing. Ok. Beh, questo sicuramente è una cosa molto innovativa, Giorgia? Super cambi innovativa. Piloti, naturalmente cambio gomme, insomma ci si sta avvicinando sempre di più al professionismo con queste gare indette dalla GSK Grand Prix, che metterà, pensa, ben 100.000 euro di montepremi finale per i vincitori della stagione. Dico bene, Sergio?
Noi abbiamo voluto fare questo montepremi un po' molto importante, perché secondo me, oltre a essere decisivo, bisogna anche premiare le categorie di piloti, oltre un po' di tutte le categorie, no? E poi soprattutto dare la possibilità di poter fare un vero test di monoposto con la Formula 1 2000 del campionato Eurocup 2017, che diversamente i piloti che oggi fanno endurance non se lo potrebbero permettere. Infatti noi andremo a premiare diverse categorie, come prima andiamo a premiare la squadra che vincerà la classifica assoluta, poi andremo a premiare il pilota che vincerà la classifica assoluta, poi andremo a premiare anche la squadra che io l'ho segnata come prima volta, cioè che nessun pilota dovrà aver mai avuto una licenza per competizione motoristica all'interno della squadra. Poi andiamo a premiare la squadra che vincerà la classifica per le sole donne. Andremo anche saranno anche delle lady, premiare... Poi andremo a premiare anche la classifica riservata alle donne, piuttosto che a quella dei rookie under 16 e quella di gentleman over 40. Ecco Sergio, una cosa molto importante di cui ancora non abbiamo parlato: che mezzi verranno utilizzati per questa serie 2017 da te indetta? Sì, è una cosa molto importante, anzi direi importantissima, perché questo abbiamo proprio lavorato veramente sodo per cercare di arrivare al 200%, perché i kart saranno di nostra produzione, di stampo racing. Il motore sarà un Brick Stratton 420 di cilindrata e preparato con estrema cura al nostro interno della GSK Grand Prix, con particolari del motore costruiti da noi. Questo per dare una prestazione migliore rispetto alle normali gare endurance che vediamo in giro oggi, ma anche avere un'altissima affidabilità. Soprattutto in questo modo si riesce ad avere un parco motore con le prestazioni quasi uguali, in modo da poter mettere sullo stesso piatto tutte le prestazioni motoristiche dei vari kart. Nel caso comunque il venerdì, provando i kart da un nostro tecnico molto particolare, vediamo che c'è qualche decimino che è sfalsa di differenza. Noi abbiamo creato un sistema che in pochissimi minuti rendiamo omogenei e uguali a tutti gli altri, e poi verranno appositamente piombati con dei piombi GSK in modo da evitare possibili... Questa è una cosa importantissima. Sergio, infatti so tra l'altro che avete scelto dei bellissimi circuiti, saranno 7 insomma le tappe. Dove si correrà precisamente? Sì, guarda, anche qua abbiamo voluto così mischiare un po' le piste e gli autodromi tra auto e kart, no? Dove corrono. Infatti partiamo con, secondo me, una bella chicca, cioè un circuito terzo nuvolari, autodromo di Cervesina Pavia, per poi andare al motodromo di Castretto di Branduzzo. Anche questo qua è un motodromo, ma è quasi come un autodromo, per finire ai cartodromi di Viverone, Padiano, Cremone, Precinicoli, Nelosa d'Oro, e per finire una chicca che è un circuito cittadino Bra, dove ha sede la nostra factory. Ricky, c'è un'organizzazione da Formula 1, Sergio, non state lasciando assolutamente niente al caso, cioè così sembra, no? No, niente al caso, anche perché soprattutto io credo che questo progetto sia molto importante per la tipologia di fascia cartistica, di conseguenza bisogna far conoscere bene tutte le sfaccettature di questo tipo di campionato. È vero che avremo in pista T-Kart, che ogni 30 minuti farà un collegamento su Facebook per raccontare l'andamento della gara. Avremo un cronista importante con molta esperienza nel settore che ci racconterà l'intera giornata di gara. Avremo anche musica che accompagnerà la giornata. Avremo un fotografo che sarà dedicato alle squadre e che omaggerà 10 foto con ogni pilota. E il magazine sarà dedicato alla presentazione di tutte le squadre del campionato, anche per dare visibilità a tutti i piloti
le squadre. Beh, questo è bellissimo. Naturalmente, come già detto, ci sarà Go-Kart TV, quindi Giorgio, ci saremo noi a seguire tutte le tappe del campionato, e poi i vincitori di ogni singola prova verranno qui all'interno degli studi di Sport Italia per raccontare l'evento. La quindi loro questa esperienza è una grandissima cosa. Sergio, stai facendo venire l'acquolina a tantissimi piloti appassionati. Come ci si fa ad iscrivere? Come si fanno a prendere contatti con la vostra organizzazione? Ci sono i contatti su Facebook, comunque sul sito GSK Grand Prix Autosport, okay. Ma comunque se mandate una mail a gsk.motorsport@libero.it o comunque anche su Facebook, noi saremo prontissimi nel rispondervi. Quindi, e saremo a disposizione a 360 gradi. Bene. Giorgia. Allora, noi salutiamo il nostro Sergio Cane della GSK Grand Prix e lo ringraziamo assolutamente. Le nostre telecamere sono molto curiose, lo sai, abbiamo saputo che c'era un test in quel di Viverone alla pista appunto piemontese, le nostre telecamere di Go-Kart TV si sono dirette sul posto e abbiamo un po' assaporato il dietro le quinte di questo campionato che veramente promette bene. La prima impressione, considerando che arrivo da un mondo completamente diverso, molto bella, carta molto facile, si riesce a prima sensazione a guidare molto bene, nonostante appunto, ripeto, siano primissime volte che io sono nel mondo del karting in generale. Volevo inoltre ringraziare la GSK Grand Prix per avermi dato la possibilità di provare il kart. Grazie a tutti. Oggi abbiamo provato il telaio GSK Endurance Series, la categoria che farà il campionato il prossimo anno. Le mie impressioni, devo dire, molto positive. Telaio si comporta molto bene, al contrario dei telai da endurance o rent, lo senti lavorare come un telaio racing. Mi chiamo Michael Algozzini, sono in pista alle sirene e grazie alla GSK Grand Prix ho avuto l'onore di provare un magnifico kart e spero di riprovarlo perché è stato magnifico e molto bello. E spero di riprovarlo. Allora è un kart molto divertente, molto maneggevole, inserimento preciso, bisogna un attimo abituarsi rispetto agli altri kart di endurance, comunque buona risposta del motore, ottima tenuta sull'asciutto. È un bel telaio, molto abbastanza semplice da guidare, un gran motore, tanti alti, tanti bassi, molto inserimento, un bel appoggio. Potrebbe essere una bella categoria da fare. Campionato da Formula 1 quasi, nulla è caso, insomma. E poi il bello è che tutti possono partecipare, basta formare una squadra ed essere così protagonisti in un campionato serio con dei mezzi molto performanti. Curiosità, talento e passione, quindi. Bene. Quindi ricordiamo tramite la mail. Esatto, GSK motorsport@libero.it. E tramite anche la pagina Facebook. GSK Grand Prix. Allora, visto che sei così bravo con i contatti, ricorda anche i nostri. GoKartTV.com, info@GoKartTV.com per scriverci o mettere un bel mi piace alla nostra pagina Facebook che è GoKartTV/OrraceTV. Ci sono i nostri amici di Rally Dream, scusa, dietro le quinte, che ci stanno aspettando, che stanno scalpitando. Si parlerà tantissimo di rally tra poco in OrraceTV. A dopo. Questo programma è stato offerto da GoKartTV.com, collegatevi, parola di Oriano, uscito da Sboron.